sono contenta che tante persone contribuiscano al progetto di Avio. Beh, dai, cominciamo. Ciao a tutti! Quanti siete? Che bello! Ci presentiamo. Io sono Emma. E io Matteo. Vogliamo dirvi proprio un grandissimo grazie per essere qui oggi. Lo sapete, vero, che state contribuendo alla realizzazione di un progetto davvero speciale per noi bambini? Ma certo che lo sanno. E se qualcuno non lo sa? Glielo spieghiamo noi, no? Nella vita di noi bambini si muovono ogni giorno tante persone che si impegnano per il nostro benessere. Le mamme, i papà, i nonni, gli zii, gli amici. E anche insegnanti, educatori e allenatori. E quando a volte stiamo male, e quando purtroppo siamo costretti a stare in ospedale, possiamo contare sui medici, i pediatri, gli infermieri. E poi, voi non lo sapete, ma in ospedale ci sono altre persone che fanno di tutto perché la nostra esperienza in questo luogo sia meno traumatica possibile. Sapete chi sono? No! Allora mettetevi comodi, che vi raccontiamo una storia. La loro storia! C'era una volta un burattino di legno, direte voi. E invece no. C'erano una volta delle persone in carne e ossa, i volontari Avio, l'associazione per il bambino in ospedale. Avio nasce a Milano nel 1978 e si diffonde in tante altre città d'Italia. Qui a Grosseto esiste da circa 20 anni. I suoi volontari si prendono cura di noi bambini con il gioco, la fantasia e il sorriso e aiutano le nostre famiglie con una presenza discreta e un ascolto attento. I volontari Avio li riconosci subito, sono quelli che indossano la maglietta con l'orso. Si vede proprio che sono contenti di dedicare del tempo ai piccoli pazienti dell'ospedale. Insieme a loro possiamo giocare, colorare, usare la creatività. Quando siamo con loro ci dimentichiamo di essere in ospedale. Durante il loro turno mamma e papà possono fare due chiacchiere, riposarsi e perfino scendere a prendere un caffè. Cose normali, vero? Ma in ospedale non sono poi così scontate. Vero che sono bravi i volontari Avio? Certo, e non finisce qui. Avio Grosseto ha appena lanciato un progetto bellissimissimo che si chiama Il Bambino al Centro. Dai Emma, spiegalo tu che sei più grande. Ok dai, proverò a spiegarlo io, anche se il linguaggio da usare è un pochettino difficile anche per me. Il progetto prevede un'importante opera di umanizzazione pittorica che consiste nel decoro dei nuovi reparti di pediatria e neonatologia. Non pensate a semplici disegni sulle pareti, perché ci sono tanti studi che spiegano come l'umanizzazione pittorica favorisca una migliore qualità della vita e del percorso di cura del paziente, dei suoi cari e degli operatori. L'artista che aiuterà Avio nella realizzazione della decorazione è Sally Galotti, una designer con oltre 26 anni di esperienza nel campo ospedaliero. Le sue opere sono studiate in tutte le caratteristiche artistiche, tecniche e psicologiche e diventano parte integrante di un ospedale che cura. Nel nuovo reparto di pediatria ci sarà una sala giochi e il corridoio decorato con il tema Isola del Tesoro, coloratissimo e pieno di particolari. Sarà stimolante uscire dalle stanze e partire con la fantasia in un viaggio alla ricerca di personaggi strani e mappe del tesoro. Poi ci saranno diverse camere. Qui i volontari hanno scelto un design con toni più rilassanti che ricorda la nostra cameretta a casa. Ci credete che c'è ancora molto altro? Nella nuova pediatria sarà presente una camera davvero speciale, quella per le cure palliative. Lo capite anche voi che deve essere un luogo delicato e attento. Qui l'umanizzazione avrà come scopo quello di tentare di mitigare il vissuto doloroso dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Infine, per i bimbi appena nati che non possono ancora andare a casa e per le loro mamme, verrà realizzata nel reparto di neonatologia la decorazione dell'area open space con le culle termiche e della stanza tiralatte. L'obiettivo qui sarà quello di creare un ambiente confortevole per le mamme.
I volontari di Abio Grosseto credono moltissimo nel progetto Il Bambino al Centro e vorrebbero che diventasse un progetto di tutta la comunità. C'è bisogno dell'aiuto di tutti, cittadini, imprese e istituzioni locali. Così il nuovo reparto di pediatria e neonatologia sarà un luogo dove il bambino ricoverato e la sua famiglia possano sentirsi accolti e supportati, non solo dal personale sanitario e dai volontari Abio, ma da tutta la cittadinanza. Lo capite ora perché siamo così felici, che siate così tanti? E perché è così importante esserci? Perché tutti insieme, noi e voi, stiamo contribuendo alla realizzazione di questo progetto. No, di più, di questa favola, che avrà un grandioso e lieto fine. Ben detto, Emma. Ora rimane da dire solo una cosa. Sì, dai, dillo tu. Aiutateci a far conoscere le nostre iniziative. Raccontate la storia di Abio e del suo progetto Il Bambino al Centro. Perché solo così la nostra favola, il nostro sogno, realtà, diverrà.